Il turismo trasversale è una conseguenza e naturalmente un'evoluzione del turismo esperienziale. Cioè, visto e considerato che ormai c'è questa grande passione di viaggiare anche per provare nuove esperienze, il provare nuove esperienze si possono provare anche in altri settori economici, quindi non solo nelle aziende agrituristiche. Pensiamo che si può viaggiare per andare a vedere anche la lavorazione di una cava di marmi, insomma, no? Tanto per fare un esempio, o così come ci dicevano proprio stamattina, per assistere a degli scavi archeologici. Ecco, allora il concetto della trasversalità sta nell'accrescere praticamente l'interesse del turista verso un determinato territorio, e da questo punto di vista credo che la Sicilia abbia delle chance enormi, anche perché ormai il turismo è diventato un settore economico estremamente produttivo, quindi che possa agganciare anche e diventare trainante anche di altri settori economici mi sembra che sia una splendida opportunità. Quindi diciamo l'intelligenza sta nel valorizzare gli elementi fondamentali di una città e renderla commerciale. Assolutamente sì, di una città, di un territorio, di un borgo, insomma, no? Ed è questo che può diventare anche un elemento trainante di quella famosa fase dell'allungamento delle stagionalità, perché d'estate siamo sempre stati abituati al concetto del sole mare, ma al di là di questo c'è un momento che si deve operare, cercare di far confluire flussi turistici anche nel periodo, i 365 giorni l'anno. Per fare questo bisogna trovare sempre delle nuove motivazioni, che non siano legate solamente alle condizioni tradizionali del sole e mare, ma sono delle condizioni di interesse e di arricchimento del proprio bagaglio culturale, sociale, umano, insomma, di curiosità. Quindi ampliare la sfera di interesse.